Ultime ore di campagna elettorale e appuntamenti finali con i leader dei partiti, anche quelli del centrodestra. Silvio Berlusconi, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Raffaele Fitto si sono ritrovati sul palco del Tempio di Adriano a Roma per un incontro finale prima del voto del 4 marzo. Al di là del vogliamoci bene di qualsiasi comizio di fine campagna, però, il messaggio del centrodestra è stato abbastanza chiaro. Niente inciuci e probabilmente niente grandi coalizioni e la consapevolezza di ottenere una maggioranza per riuscire a formare un esecutivo. Un nemico però accomuna tutti i partiti che corrono a queste politiche, la lotta all'astensionismo. Secondo gli ultimi sondaggi, oltre a una larga fetta di indecisi, un alto numero di persone non ha infatti intenzione di recarsi alle urne. Nomi il centrodestra non ne ha fatti, ma promesse sì. Fra le altre, defiscalizzazione per le aziende e favorire quelle che assumono. Circa il Premier, il nome di Antonio Tajani non è stato pronunciato, malgrado gli endorsement di queste settimane.